Ovunque voi siate, dovunque andiate, avete bisogno di prodotti del petrolio. Potete tuttavia essere sicuri che dovunque vi rechiate, dalla Cina al Perù, li troverete nella quantità e nella qualità che vi necessitano. Come si ottengono questi prodotti e come vengono messi a vostra disposizione? Il centro di lavorazione del petrolio è la raffineria. Nella raffineria i milioni di tonnellate di greggio estratto dal sottosuolo vengono trasformati in oli leggeri, oli pesanti, oli bianchi, oli scuri, gas, prodotti liquidi e solidi, dal propano al bitume, ed inoltre in centinaia di prodotti chimici. E questo è il cuore della raffineria, la sala di controllo. Qui sono i quadranti che misurano le temperature, le pressioni e il flusso continuo nei grandi tubi. Si prendono campioni e se ne controllano le caratteristiche. Non basta ottenere un buon prodotto, poiché spesso occorrono prodotti speciali per particolari impieghi. Questo è l'unico caso che consente di vedere petrolio in una raffineria, eccetto per uno dei prodotti più importanti, il bitume. Eccolo. Ed ora i serbatoi. Questi si trovano a Stanlow, nell'Inghilterra centrale, ma vi sono analoghi serbatoi in moltissimi altri paesi. La Shell opera su scala mondiale. Le zone a colorazione più scura sono quelle dove si consuma più petrolio. Le raffinerie sono situate nei punti chiave in tutto il mondo e molti paesi vengono serviti da una fitta rete di petroliere oceaniche. Ogni anno esse trasportano 40 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi. Questa petroliera, l'Austellum, trasporta 18.000 tonnellate e sta andando a rifornire questo impianto oceanico in Norvegia, nel fiordo di Oslo. Di ogni petroliera è prezioso, ma l'organizzazione è specializzata e pronta per rapide operazioni. Ok, Meneer, let's start the pump. Da prima il petrolio è convogliato ai depositi. Questi possono servire un intero stato ed un'intera provincia, un gruppo di isole nel mare di Timor o i 3.000 chilometri del fiume Mackenzie nel Canada settentrionale. Vagoni cisterna, autobotti, chiatte e natanti sono pronti a portare il liquido attraverso le città e i villaggi, le fabbriche e le fattorie. Autocisterne nei pressi di Marsiglia stanno andando verso Avignone. E qui una chiatta partita da Rotterdam è condotta lungo il Reno. Avanti per tutte le macchine, sempre avanti, dalle coste dell'oceano ai depositi, attraverso strade, ferrovie e fiumi, in tutto il mondo. Del Mediterraneo, attraverso le nevi e i ghiacciai dell'Artico. Con
nel Congo, faticosamente attraverso la foresta tropicale, per via di terra e lungo i fiumi. Questo è il deposito di Valenza, nel sud della Francia. Qui non vi sono grosse industrie come a Lione o Calcutta, ma questo è il centro di una comunità agricola che ha bisogno di petrolio. Il consumo attuale è di 4 milioni e mezzo di litri al mese. Attenzione alla testa! A Svolvær, nella Norvegia settentrionale, si devono rifornire la flotta da pesca e molti impianti di riscaldamento. Ma che fare per chi vive sulle rive del lago Michigan, nella grande metropoli di Chicago? Che fare quando c'è tanto bisogno di petrolio? Allora, un oleodotto attraversa i campi di grano, nelle praterie dell'Illinois, segnato da pali indicatori. Ed il prezioso liquido viene portato a sud di St. Louis. I segnali indicano le tubazioni che corrono quasi sempre sottoterra e che si possono vedere solo quando affiorano. Ma attraverso queste, il petrolio viene pompato giorno e notte, da Hood River ad una distanza di 400 chilometri. Cosa accade lontano da Chicago? Per esempio a Fort Lemmy. Fort Lemmy è una cittadina scotta dal sole, proprio al centro dell'Africa, sulle rive del fiume Chari. C'è da meravigliarsi che anche lì vi sia bisogno di petrolio. È proprio così, perché in effetti Fort Lemmy è uno dei più grandi centri di trasporto di quel continente. Il porto è a Lagos, nel Golfo di Guinea. Vi sono 960 chilometri verso il nord, fino a Kano, e poi altri 800 per arrivare a Fort Lemmy, dove si trova il grande aeroporto. Lagos, vecchia e temuta città delle paludi. Gli europei la chiamavano tomba dell'uomo bianco. Ora è in continua espansione. Vi sono alberi e cespugli sulla costa per la prima parte del viaggio, compiuta da un treno a vapore. Più avanti non c'è più acqua. Nulla per produrre vapore. E un motore diesel sopperisce. Questi sono i Moslem della Nigeria del Nord. Hanno ricchi costumi e splendidi ornamenti. Fanno pensare alle crociate di tanto tempo fa verso paesi lontani. Il panorama si trasforma. Kano è il capolinea della ferrovia. Si carica su motrici e rimorchi. Siamo ai margini del deserto. A nord si estende l'immenso Sahara. Degli autisti africani sono la sete e la fatica estenuante di 5 giorni e 5 notti sulle sabbie roventi. Essi stessi tracciano la loro pista mentre avanzano. Masticano canna da zucchero. Solo di tanto in tanto si incontra qualche indigeno. Siamo a Gambaru. Ed è la frontiera. Oltre, anche i villaggi scompaiono.
De mamane, yukamandu. Ma tutto ciò è possibile solo per 5 mesi all'anno, perché a causa delle piogge il lago Chad traripa e l'acqua rende le piste impraticabili. È un autista molto stanco questo che sta arrivando a Fort Peru e si avvicina all'ultimo tratto, il traghetto attraverso il fiume Chari. Ha attraversato la Nigeria, il Camerun francese, il Camerun inglese nell'Africa equatoriale. Un viaggio favoloso per una cisterna di petrolio. Tutto questo petrolio è destinato a Fort Lee. È un deposito come ogni altro grande deposito in Inghilterra, Giappone, Brasile e dovunque. Il viaggio per questi autisti termina dove potrebbe iniziare il vostro, perché qui a Fort Lee si è ad un crocevia delle linee aeree del continente africano. Se foste stati qui prima della guerra, vi sareste trovati in un villaggio visitato solo da carovane di cammelli. Ora siete invece in un centro mondiale di trasporti. Per quanto riguarda il petrolio, Fort Lee, nell'Africa equatoriale francese, è come Roma in Italia, solo lo scenario è diverso. Ecco un olandese che protegge con bitume una diga dei Paesi Bassi. Misura provvidenziale dopo l'ultima grande inondazione. Ed ecco un francese che lavora in una fabbrica nel massiccio centrale a Saint-Étienne. Questi altri raccolgono riso a sud nella Camargue. Ed un fornaio di Genève vicino a Lione ha bisogno di petrolio per i forni. Siate dunque un uomo d'affari di Stoccolma oppure uno dei milioni di persone che consumano benzina ed olio lubrificante. Od un pescatore norvegese che ha un motore diesel e fa 14 nodi. In più della piccola imbarcazione che sta viaggiando al largo di Singapore, uno dei maggiori porti di bunkeraggio dell'Oriente, il petrolio è a vostra disposizione ovunque. Singapore, e a Londra, e a Sydney in Australia, a Rio de Janeiro in Brasile. Sia che raggiungiate Rio per mare o dal cielo, il petrolio è con voi. Sia che il vostro aeroplano atterri a Bombay, nel caldo mezzogiorno di Beirut, nel tardo pomeriggio di New York, o di notte a Roma. Per alcuni il viaggio è finito. Per molti ciò significa invece solo una sosta di 40 minuti nei bar e nei ristoranti. Fuori sulla pista c'è un lavoro da compiere. Del volo 6 7 5 numero 5 9.
Durante la notte, quando si fa rifornimento con tubi flessibili e i contatori girano, Roma è New York, è Bombay, è Rio de Janeiro. Non c'è nessuna differenza. Ma che accade se si vuole solo una piccolissima quantità di petrolio per accendere la lampada o per eliminare il cigolio di un cancello? Bisogna metterlo a disposizione in piccole quantità contenute in lattine, fusti o bottiglie. Queste sono lattine da un chilo di olio per motori. Ecco il butano. Esso raggiunge tutta la Francia rurale, le fattorie, i villaggi e le case di campagna. Oggigiorno, più francesi di quanto possiate immaginare cucinano col butano. Fusti di solventi come il metiletilchetone e centinaia di altri prodotti chimici. Indigeni di Accra, che immergono all'unisono le loro pagaie, è ancora un altro mondo per i fusti di petrolio. Finché il porto non sarà costruito, le navi giunte a Ghana dovranno ancorarsi al largo per scaricare. Ogni cosa è traghettata a terra. Fortunatamente, i nostri sono fusti solidi. Ed ecco l'unico mezzo per portare il combustibile tra le montagne. Una slitta con un carico eterogeneo che avanza tra i boschi d'inverno. Su questo carro tirato da buoi c'è un altro fusto. Siamo a Kuala Lumpur, in Malacca. Ecco del gas in bombole caricato su autocarri in Francia. O a dorso di un cavallo in Svizzera. Fusti di olio combustibile per un soggiorno alpino. Fusti lungo il Congo per le città e i villaggi dell'interno. La capitale del Congo belga. Si vende il petrolio illuminante anche in bacinelle e bottiglie di birra. Loro sono più progrediti. È una specie di barlateria con un serbatoio sotterraneo. È più conveniente e notate anche l'uniforme e le signore in attesa. Continente del futuro. Leopoldville, Accra, Accra, Leopoldville. In ogni città africana che cresce e si espande, c'è un grande avvenire. Obafemi Aulowo, primo ministro della Nigeria dell'Ovest. Per lui, l'inaugurazione di una stazione di servizio è un avvenimento nella vita economica del suo paese. Come se fossero a Londra o a New York. Questa è una scena in una via di Lagos. Anche loro, come su ogni autostrada che si rispetti, tengono un conteggio delle vetture e degli autocarri. Da Yoruba, da Ibos, da Hausas,
si innalzano gli edifici necessari agli uomini del petrolio, sistemati nei punti più adatti. Qualcosa di più perfezionato. Un servizio di informazioni stradali, per esempio. Un tempo c'era la vecchia pompa a ruote, ora c'è il serbatoio sotterraneo e il rifornimento automatico. L'Africa è il simbolo di tutti i paesi che entrano rapidamente nel mondo moderno. Il ponte Volta a Ghana. Un serbatoio nel delta del Niger. Un centro di rifornimento per Kumasi. Il nuovo aeroporto a Kano. Serbatoi per aerei a Dakra. Infine un porto a tema ed una nuova vita per gli indigeni. Gli africani sono tutti cittadini dell'avvenire, un avvenire che si sta preparando. Il futuro inizia dal nulla, ma perché esso sia vero occorrono conducenti per trattori, piloti per aeroplani, geometri, ogni genere di professionisti e soprattutto giovani che entrino a far parte del loro nuovo mondo. West Africa estimates over 100% increase in demand for kerosene and nearly 50% for gas oil over the next 5 years. Non soffermiamoci a considerare i benefici che il sorgere di una raffineria comporta per un paese arretrato, ma piuttosto sull'importanza che esse hanno nel più vasto piano del rifornimento mondiale. Oggi più che mai dobbiamo essere pronti a soddisfare ogni richiesta di petrolio. Dobbiamo varare più petroliere. Dobbiamo ingrandire ovunque la rete dei trasporti. Dobbiamo studiare nei laboratori di ricerca ogni possibile progresso delle fonti di energia. Si deve prevedere quale posto occuperà il petrolio nell'era atomica. Qui si sta sperimentando uno speciale olio lubrificante che non si solidifichi quando viene esposto alla radioattività a Calder Hall e Dunelei. Si misura l'usura di un motore con un pistone reso radioattivo. Si collauda una miscela bituminosa che si potrà adoperare nell'Artico, una miscela che non si frantumerà ad una temperatura di 20 gradi sotto zero. E si farà anche di più. Nuovi bisogni, nuove ricerche, anche sottoterra. Siamo in Provenza a controllare l'olio in un bulldozer. Siamo nella sala prove di una fabbrica costruttrice di auto da corsa a Roma. E qui siamo in una piantagione del Congo, occupati ad eliminare questo flagello. La mosca della palma. L'uomo del petrolio serve i piccoli proprietari della Camargue e le acciaierie di Birmingham. Lavora su scala mondiale.
assicurare petrolio a tutto il mondo, l'industria petrolifera tiene sempre presenti le infinite esigenze dell'uomo. Soddisfare tali esigenze, questo è il suo compito.